A parte che non ho ricevuto la risposta sui forum, quindi io avevo chiesto tre cose, per cui vabbè, adesso magari rispondo un attimo su quello che è stato detto fino adesso. Io vorrei comunque ricordare una questione, che il sindaco comunque è l'autorità sanitaria locale in primis. E soprattutto in base a ben due leggi, non una. Quindi la responsabilità, prima di tutto, è la sua nel caso di problemi sanitari. Quindi demandare in ogni caso al Ministero, alle Regioni o ad altri enti istituzionali mi sembra un po' voler scaricare la responsabilità. Per quanto riguarda il discorso della svalutazione degli immobili, a tutt'oggi non c'è nessuna garanzia che questa non avvenga. Non ci sono studi e non abbiamo nessuna certezza su questa cosa, così come nessuno vieta che ci possa essere qualcuno che possa richiedere dei risarcimenti nel caso in cui appunto ci sia questa svalutazione. Sul discorso dei forum, assessore non si è espresso, forse l'ha dimenticato il passaggio, però io faccio espressa richiesta, quindi magari vorrei che lei mi dicesse qualcosa su questo e poi magari finisco di fare il mio intervento. Non è prevista la replica. I forum io li ho chiesti perché in realtà ritengo che la popolazione non si sia ancora potuta esprimere del tutto su questa questione. Non è bastata certamente la commissione. Il fatto che la gente voglia partecipare l'ha testimoniato la fiaccolata, prima di tutto. Quindi c'è questa voglia di partecipare, per cui i forum sono uno strumento di democrazia assolutamente diretta e importante, perché l'informazione ancora non è sufficiente. Quindi per quello abbiamo richiesto questo tipo di strumento. Purtroppo questo lo chiedo perché sappiamo quanto poco le istituzioni purtroppo informino i cittadini su quello che succede e soprattutto appunto nel caso dello stoccaggio del gas. Noi l'abbiamo denunciato più volte. Eppure però sembra che la lezione non sia stata ancora del tutto imparata. Infatti sembra che la storia si ripeta, perché l'ATO 5 e la CIP hanno previsto un impianto di trattamento dell'umido e altre sostanze organiche non definite di produzione di biogas, di energia elettrica e termica all'interno della riserva naturale Sentina. Io approfitto di questo spazio perché voglio fare ancora una volta un appello al comitato di indirizzo della riserva, che proprio domani si riunirà per votare il raddoppio del depuratore. Quindi chiedo di fare veramente attenzione. Approfondiamo la questione, approfondite la questione prima di prendere qualsiasi decisione. Perché in quest'area non verranno costruite nuove vasche di depurazione, ma ben altro. Quindi è necessario dare alla città, ai cittadini, il tempo e la possibilità di approfondire e capire quello che sta succedendo all'interno della riserva Sentina.